Ajax, che non è il nome di un detersivo, ma sta per Asynchronous JavaScript and XML. Ed è una tecnica che serve per andare a caricare in maniera veloce, dinamica, dei contenuti delle pagine web. Sostanzialmente permette di andare a ricevere dei dati da un server senza dover ricaricare la pagina. Senza Ajax noi cosa dobbiamo fare? Chiediamo di eseguire un'operazione, facciamo una richiesta al server e il server cosa fa? Ci rimanda una nuova pagina completa con il nuovo contenuto. Se avete presente come sono fatti oggi i siti e i portali web, in tutte le pagine normalmente abbiamo un'intestazione, i menu, una serie di barre di navigazione, eccetera. Quindi, se dovessimo ogni volta inviare tutto questo contenuto, capite che la mole di dati che viaggia è elevata e il tempo per trasferirla è ovviamente elevato. Se invece riusciamo a trasmettere soltanto un blocchetto di dati, prendere quei dati e inserirli nella pagina, è molto più semplice, più veloce. Come funziona Ajax? Allora, normalmente JavaScript crea un oggetto che si chiama XML HTTP Request, che è per l'appunto una richiesta di tipo HTTP. Definisce una serie di parametri, ad esempio che dato vuole ottenere, la modalità con cui riceverlo. Quando la risposta arriva, viene richiamata una funzione che noi passiamo come parametro. Queste funzioni che passiamo come parametro e verranno poi richiamate quando succede qualcosa, ad esempio con gli eventi, di solito vengono dette callback. Ok? Quindi sono fatte per essere richiamate all'indietro. Nonostante il nome, la X di Ajax e XML HTTP Request, il contenuto non deve necessariamente essere di tipo XML. Può essere qualunque cosa. Si chiama così perché in quel momento storico XML era la risposta a qualunque problema. Per cui, come oggi dire cloud, okay? Qualunque problema si risolve col cloud, qualunque cosa voglia dire. In quel momento storico la parola magica era XML. La richiesta può essere semplicemente ho bisogno di questo dato, quindi con URL, oppure potrebbe contenere dei dati, quindi inviare dei dati al server, il quale può rispondere con altri dati o anche semplicemente con una conferma, tipo ho ricevuto. Quindi è un modo di comunicare con un server senza dover ricaricare tutta la pagina. Allora, che cosa faccio? Devo creare un oggetto di tipo XML HTTP request e quindi faccio new XML HTTP request aperta e chiusa tonda. Quella è la funzione costruttore degli oggetti di quel tipo. Poi chiamo il metodo open in cui vado ad indicare qual è il metodo utilizzato per ottenere i dati. Normalmente i metodi sono due, get e post. L'abbiamo accennato velocemente parlando dell'architettura web, ma la differenza tra questi due metodi è il metodo get sostanzialmente manda al server un URL e se deve trasmettere dei dati, in fondo all'URL mette un punto interrogativo e poi tutti i parametri della forma nome uguale valore e commerciale nome uguale valore, eccetera, eccetera. Quindi tutti i dati sono codificati dentro l'URL.
Il metodo POST, che è l'alternativa, invece di mettere i dati accodati nell'URL, li spiattella in fondo dentro la richiesta. Quindi la richiesta è per un certo URL e poi seguono i dati. Non è una semplice differenza sintattica, cioè metterli dopo il punto interrogativo o elencarli dopo il resto della richiesta, perché il protocollo HTTP ha dei limiti sulla lunghezza dell'URL, compreso i dati. Quindi se io devo inviare pochi dati al server, li posso tranquillamente mettere dentro il GET, quindi codificati dentro l'URL. Se io devo inviare tanti dati, ecco, è probabile che non mi ci stiano codificati dentro l'URL, perché la lunghezza massima è predefinita. Secondo dettaglio, non da poco, è che quando io faccio una richiesta HTTP, l'URL la vedo. Adesso vi riprendo questo JetBrains. Se io vado a vedere qua, in questo caso non ho una codifica, ma altrimenti vedrei punto interrogativo e tutti i parametri. Se lì passo nome utente e password, questi praticamente sono in chiaro. Mi basta vedere l'indirizzo per leggere nome utente e password. Per questo motivo, solitamente POST viene utilizzato quando ho grandi quantità di dati e quando ho dei dati sensibili. Dopo il metodo ho l'URL e poi ho un parametro che mi dice se la richiesta è sincrona oppure asincrona. L'open in realtà non fa nulla, predispone la richiesta. Devo poi fare un'operazione di send per mandare i dati. Il parametro data del metodo send in realtà è opzionale. Se utilizzo una richiesta di tipo post, lì metto i dati da inviare, altrimenti non metto nulla. Come faccio a gestire la risposta? Lo faccio in base a una serie di proprietà dell'oggetto XML e HTTP request. In particolare lo faccio utilizzando ready state e status. Ready state mi dice a che punto sono della richiesta, cioè la sto costruendo, l'ho inviata, sto aspettando una risposta, mi è arrivata. Status è il codice di risposta del protocollo HTTP, che mi dice 200 ok, quindi la richiesta è andata a buon fine, il server mi ha dato un contenuto, 404 la richiesta non c'è, internal server error, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo che ready state è uguale al valore conclusa la richiesta, posso andare a vedere lo status, ma posso anche andare a vedere response text e response XML. Response text è una variabile di tipo testo. Response XML è un documento XML che è strutturato in maniera del tutto analoga a un documento HTML. Quindi ha tutti gli elementi che possono essere visitati come faccio con il DOM di una pagina HTML. Se io voglio essere informato sull'evoluzione della richiesta, posso andare a impostare il valore di questa proprietà onReadyStateChange
assegnandogli una funzione. Questa funzione verrà invocata ogni volta che la proprietà ready state cambia, quindi man mano che la mia richiesta evolve. Ready state ha sostanzialmente questi 5 stati: unsent, quindi la richiesta è stata preparata ma non è stata ancora inviata; opened, quindi ho aperto la connessione con il server; ho ricevuto gli header della mia risposta; sto caricando il contenuto; oppure 4, done, ho finito. Cioè, ho fatto la richiesta e ho ottenuto una risposta. Ho ottenuto una risposta positiva o negativa. Quindi, una volta che il mio ready state è uguale a 4, posso andare a vedere il codice di risposta HTTP, che mi può dire 200, è andato tutto a posto, o qui il tuo codice. Potrebbe dirmi 400, 404, quindi c'è stato un problema. Quello che stai cercando non esiste, non hai i permessi per accedere, eccetera. C'è anche un altro codice che deve essere considerato come positivo, ed è il 304, che mi dice resource not modified. Normalmente, per ottimizzare il trasferimento dei dati, cosa fa un browser? Se il browser ha già scaricato quella risorsa, invece di chiedere al server mandami quella risorsa, gli dice: io ho la versione con questa data di quella risorsa, è cambiata? E il server dice sì o no. Se il server dice no, a questo punto il browser carica la nuova versione. Se il server dice no, non è cambiata, il browser appronta la sua versione e quindi non deve andare a aspettare che il server gliela mandi tutto. Per cui entrambe le due risposte, sia 200, ti ho mandato il documento, è tutto a posto, sia 304, guarda che la versione che hai già tu è aggiornata, sono risposte positive. Vuol dire che il documento è stato ottenuto. Per cui, ad esempio, potrei andare a definire una funzione OKStatus che, dato lo status, mi verifica se lo stato è 200 oppure 304. Potrei mettere due if, ho un if con due condizioni no. Oppure la posso scrivere in questo modo: prendo un array che contiene due codici validi, 200 e 304, e poi vado a dire punto index of ds maggiore o uguale di 0. Index of ds cosa fa? Va a cercare la posizione ds, il codice che ho ricevuto, dentro questo array. Se lo trova, mi darà la posizione, che sarà o 0 o 1. Se non lo trova, mi restituisce meno 1. Che in realtà è lo standard di qualunque operazione di ricerca. Okay. Se c'è un metodo index of e restituisce meno 1, vuol dire che non ha trovato quello che stava cercando. Quindi, se il valore restituito è maggiore o uguale di 0, quindi o 0 o 1, vuol dire che il codice che ho ottenuto è o 200 oppure 304. Se il valore è meno 1, non rientra in quelli buoni, e quindi OK status è sostanzialmente falso. Quindi è vero se è uno di quei due codici, è falso altrimenti. Perché lo scrivo così? Perché è molto più semplice andare ad aggiornare la lista dei codici buoni o cattivi aggiungendo un elemento in quell'array, piuttosto che aggiungere un ramo in un OR all'interno di un IF.
come faccio a fare una richiesta? Allora, abbiamo detto che ci sono due tipologie di richieste, quelle sincrone o quelle asincrone. Le richieste sincrone prevedono che JavaScript invii la richiesta al server e aspetti la risposta prima di andare avanti. Quindi sostanzialmente cosa faccio? Creo un oggetto new XML HTTP request. Faccio open, metodo get, passo l'URL e falso. Falso vuol dire è una richiesta sincrona. Poi cosa faccio? Send. Quel send lì blocca l'esecuzione finché il server non ha risposto, perché la richiesta è di tipo sincrono. Se la risposta è positiva, quindi vedete che qui utilizzo la funzione okStatus di prima, a cui passo xhr.status, se è positiva, allora cosa faccio? Uso questo parametro, che deve essere una funzione, e lo chiamo passandogli il response text. Quindi io posso utilizzare questo load sync passandogli un URL e una funzione, e questa funzione viene chiamata passando come parametro alla funzione il testo di quanto il server mi ha mandato. Posso anche avere dei problemi. Posso avere un timeout, posso non avere l'autorizzazione per fare una richiesta. Allora, in quel caso viene generata un'eccezione dentro send, ed è il motivo per cui ho messo questo blocco try e catch per intercettare possibili problemi. Se viene generata un'eccezione, l'esecuzione salta dentro questo blocco catch e viene stampato request failed. Come faccio a utilizzare questo codice? Ad esempio, definisco un URL. L'URL in questo caso è la concatenazione di quell'indirizzo più got.txt. Passo una funzione che ha come parametro il testo che verrà letto dal server, che sostanzialmente stampa ottenuto e segue il testo. Ok? Il risultato dovrebbe comparire, ma evidentemente la richiesta è andata a buon fine. Richiesta asincrona. Cosa succede? L'inizio è esattamente lo stesso, l'unica differenza è che qui metto true invece di false. Quindi true vuol dire richiesta asincrona. Vado a definire questa funzione, onReadyStateChange, uguale funzione che se ReadyState è uguale a 4, cioè se la richiesta è completata, allora verifica se OKStatus è, se lo status è OK, e in quel caso chiama la funzione xAccess passandogli di nuovo il testo. Altrimenti, se il codice non è OK, stampa request failed. E infine fa send. La richiesta asincrona significa che chiamando send, il browser fa la richiesta, ma intanto l'esecuzione prosegue.
quando l'esecuzione, la richiesta procede, a un certo punto cambierà lo stato di questo oggetto XML HTTP request, e quindi verrà chiamata questa funzione che, quando lo stato sarà uguale a 4, andrà a chiamare la funzione di successo. Il codice che io eseguo è sostanzialmente questo. Prendo lo stesso file di prima, chiamo la funzione quando è terminata. Questa funzione che cosa fa? Aggiunge un elemento al mio document. Scusate, ma questo codice non capisco perché... non mi fa vedere il risultato. Ok, allora torno alla richiesta sincrona. Questo è il risultato di questa chiamata. Vedete che stampo got it, il contenuto del testo e poi completed. Quindi questo console log completed viene eseguito dopo che la richiesta è completata, perché il send si ferma finché non arriva al risultato. In questo caso cosa faccio? Vado a creare un elemento pre. In modo che gli a capo vengano preservati. Gli metto questa classe JS Result, perché così me lo fa vedere con questo sfondo e con i bordi, che è per semplicità. Poi faccio res.append document.createTextNode di txt. Quindi creo un nodo di testo e lo aggiungo dentro questo elemento pre che ho appena creato. Infine faccio document.getElementById Ajax Sample, che, come vi accennavo la volta scorsa, la parte sotto il titolo di questa slide, e faccio append res, cioè appendo quell'elemento pre che contiene al suo interno il testo. Testo che è quello recuperato da quell'URL. Vedete che io ho fatto una richiesta che si chiama XML HTTP request, ma quello che ho ottenuto è del testo normale. Come faccio a rappresentare i dati? Allora, c'è XML, certamente, ma è un po' fuori moda. Molto spesso i dati sono trasmessi con un formato che si chiama JSON, che è un po' più compatto, un po' più facile da leggere di XML. Talvolta i dati che abbiamo a disposizione invece sono in un formato tabellare molto più semplice, e quindi sono in formato CSV. Vediamo velocemente i primi due formati, che sono quelli un po' più semplici da gestire. Il formato CSV sta per comma separated values. È un modo di andare a rappresentare i dati
tabellari, quindi messi in una griglia, una matrice se preferite. Il file contiene quelli che vengono chiamati dei record, le righe della mia tabella, separati da capo. All'interno di ogni riga gli elementi sono separati da virgola, da cui il nome. Questo in teoria. In pratica, se voi avete il vostro Word settato in lingua italiana, scusate, Excel settato in lingua italiana, e salvate un file in formato CSV, quello che ottenete è un file in cui gli elementi sono separati non da virgole ma da punti e virgola. Quindi invece di essere un CSV, sarebbe un SCSV, semicolon, separated values. Il primo record, che è anche la prima riga, può, ma in realtà di solito così, contenere gli header, le intestazioni delle varie colonne. Quindi il numero di elementi che ci sono nella prima riga dovrebbe essere uguale al numero di elementi che ci sono in tutte le righe. Se ho del testo, quindi ho ad esempio spazi, virgole, eccetera, racchiudo quel testo tra doppi apici. Per cui io in un elemento della mia tabella posso mettere una virgola. Basta che quell'elemento sia racchiuso da doppi apici. Allora quella virgola non viene considerata come un separatore, ma viene considerata come un carattere all'interno di quell'elemento, di quella cella. A questo punto il problema è: e se io volessi mettere i doppi apici come carattere? La soluzione scelta è quella di fare il double quote. Quindi se io voglio mettere degli apici, invece di metterne uno ne metto due. Quello automaticamente viene interpretato come un singolo apice. Il tipo di testo, di questa codifica è standard ed è, se voi andate a vedere il tipo di contenuto che il server vi dice per questo tipo di file, è text/csv. Come rappresento le tabelle in JavaScript? Beh, se io ho quella tabella, solitamente la rappresentazione più comune è quella che vediamo qua sotto, un array dove ogni elemento dell'array corrisponde a una riga, tranne la riga del titolo. Perché? Perché in realtà le intestazioni sono ripetute in ciascuna riga, per cui ogni riga è un oggetto che ha come proprietà tutte le intestazioni delle colonne e come valori i valori delle colonne in quella riga. Okay. È più difficile dirlo a parole che vedere come è fatto. Okay. Questa è la rappresentazione più comune, ma non è quella prescritta da nessuno standard. È comodo avere questa perché in realtà quando io faccio l'iterazione posso scrivere dato di i.name e ottengo il nome. Qui ci sono un po' di dettagli su come andare a fare il parsing di un file CSV, ma ve lo lascio come esercizio. Come posso andare a modificare la mia funzione di caricamento di dati per andare a leggere un file CSV? Beh, sostanzialmente il codice è esattamente lo stesso di prima. L'unica differenza è che qua, a un certo punto, quando ReadyState uguale a 4, lo status della risposta è OK,
vado a creare un oggetto tramite quella funzione parse CSV che prima vi ho fatto non vedere. Che cosa fa questa funzione? Prende il testo che mi viene mandato dal server, lo analizza, suddivide riga per riga, spezza le righe in corrispondenza delle virgole e mi costruisce un array di oggetti utilizzando le intestazioni che ci sono nella prima riga. A questo punto io chiamo la funzione process, che è il secondo parametro, con questo oggetto che è stato costruito a partire dal CSV, e quindi la funzione potrà utilizzare direttamente tutti gli elementi. Per cui, quando voglio andare a caricare del contenuto dinamico da un server, cosa faccio? Ho bisogno di un file dati, che può essere un file statico, duplicato da qualcuno, oppure un file che viene generato in maniera dinamica da un server, un elemento dentro la pagina HTML che sia il placeholder, il contenitore in cui vado a inserire i dati, e poi una funzione che, quando riceve quei dati, generi del contenuto dentro quell'elemento placeholder. Allora, questa è una funzione che crea un elemento HTML a partire da un file CSV. A differenza degli esempi che abbiamo visto prima per il laboratorio scorso, qui non genero del testo direttamente, ma genero degli elementi. Quindi genero un elemento di tipo table con document.createElementTable. E poi dentro questo document, questo document element, vado a mettere il contenuto generato in questo modo. Ho una variabile HTML che inizia con tr e in cui concateno, vedete, faccio HTML più uguale di tutti gli header, e poi per ogni riga vado a mettere gli elementi. Allora, la scansione su tutte le righe è esattamente come quella che abbiamo già visto prima, quindi vado a scandire un array banale. Degna di nota è invece la scansione degli elementi di un oggetto, per cui quando faccio for f in data di i, quindi la riga iesima, f che cos'è? F assume tutti i nomi delle proprietà dell'oggetto. Per cui, se la tabella è quella di prima con id first name e last name, F sarà id nella prima iterazione, first name nella seconda, last name nella terza. Per cui io posso utilizzare questa espressione data di i, che è la riga, e poi utilizzo le quadre per andare ad accedere alla proprietà col nome F. Ricordatevi che le quadre sono un altro modo alternativo di accedere alle proprietà di un oggetto. Se io scrivo p.id, equivale in tutto per tutto a scrivere p quadre id tra virgolette chiuse quadre.
Il vantaggio di utilizzare le quadre è che io qui dentro, invece di mettere id tra virgolette, posso mettere la variabile f. Per cui posso scrivere del codice che mi scandisce tutti gli elementi di un oggetto senza sapere a priori quali sono i nomi di degli attributi, quali sono i nomi delle proprietà di quell'oggetto. Quindi concateno tutto e poi faccio res, che è questo oggetto table, punto inner.html uguale html. E restituisco questo oggetto elemento che ho creato all'inizio. Come faccio a utilizzarlo? Lo utilizzo in questo modo. Chiamo la funzione loadCSV, che è quella che abbiamo visto prima, che sostanzialmente fa la richiesta, quando arriva la risposta la analizza e costruisce un oggetto fatto nel modo che abbiamo visto prima. Un array con un oggetto per linea e ogni oggetto ha le proprietà che corrispondono alle colonne del mio file CSV. Il risultato che ottengo è questo. Perché cosa faccio? Allora, la variabile tabella è uguale a table.toHTML del dato che ho ottenuto. È la funzione che abbiamo appena visto, che mi costruisce un elemento table e dentro mi mette tutte le righe. Poi metto questo parametro in modo da definire la classe di visualizzazione di questa tabella e poi faccio document getElementById CSV load sample, quindi il contenuto, append tab. Quindi accodo gli elementi che sono già presenti dentro questa slide, la tabella che ho generato quando mi sono arrivati i dati dal server. L'effetto della tabella che appare e scompare non c'entra nulla con l'Ajax, è semplicemente un evento di tipo hover che ho assegnato a questi blocchetti di codice. Il codice eseguito è esattamente quello che vedete lì, quindi il risultato è esattamente riproducibile. Se voi prendete quel codice, lo copiate dentro la console e lo eseguite, sostanzialmente riaggiunge un'altra tabella qua sotto. Altro formato abbastanza diffuso è il formato JSON. JSON sta per JavaScript Object Notation. È un formato che sostanzialmente corrisponde alla stessa sintassi che utilizziamo in JavaScript per andare a descrivere gli oggetti. Quindi graffe, proprietà, due punti valore, virgola, proprietà, due punti valore. Posso avere degli array. Quindi è il formato, diciamo, ideale per lavorare in JavaScript. È molto leggero, compatto, molto più compatto di XML. XML è molto sbrodolato come notazione, JSON è molto più compatto, è abbastanza indipendente dal linguaggio che utilizziamo, per cui io posso andare a leggere e scrivere questo formato in JavaScript ovviamente in maniera semplificata, ma lo posso manipolare in Java, in Python o in qualunque altro linguaggio. È facile da leggere ed è standard, per cui è stato standardizzato, quindi chi produce codice dati in formato JSON segue un certo standard che può essere letto.
può essere facilmente analizzato in JavaScript. In effetti, questo è il codice che rappresenta un oggetto fatto in JSON. Quindi vedete che è graffe. L'unica differenza è che di solito noi il nome delle proprietà non lo mettiamo tra virgolette, mentre invece in JSON si mette normalmente tra virgolette. Questo permette di avere come nome di proprietà anche qualcosa con degli spazi. E, a parte questo, non c'è nessuna differenza rispetto a quanto abbiamo già visto per gli oggetti. Per analizzarlo cosa faccio? JSON, che è un oggetto predefinito, punto parse, e gli passo la stringa, che può essere la stringa che ho definito qua sopra oppure una stringa che mi è arrivata da un server. Piccola notazione, quel codice lì è codice JavaScript, è compatibile con JavaScript, quindi lo posso eseguire tranquillamente in JavaScript. JavaScript, tra l'altro, in particolare l'oggetto window, ha un metodo che si chiama eval, a cui posso passare una stringa contenente del codice JavaScript e quel codice viene eseguito tranquillamente. Il problema è che quel codice viene eseguito senza nessuna restrizione. Quindi qualcuno potrebbe tranquillamente nel valore andare a scrivere una chiamata a una funzione che vi fa navigare il vostro browser su un qualunque sito. Vi fa fare qualunque operazione. Per cui eseguire quel codice JavaScript come se fosse codice Java è potenzialmente pericoloso in termini di sicurezza. Il metodo parse dell'oggetto JSON invece prende quello come dato, per cui se dentro ci sono delle funzioni, delle chiamate a funzione, non le esegue, quindi è sicuro. Come modifico la mia funzione di caricamento dei dati dinamici se voglio andare a leggere un file JSON? Allora, è esattamente uguale a prima. Creo l'oggetto, open, definisco la funzione ready state change, quando ho finito e lo stato è ok, creo un oggetto facendo l'analisi del testo che il server mi ha mandato e passo questo oggetto alla funzione di elaborazione. Quindi, come faccio a utilizzarla? Load JSON, passo l'URL e faccio la stessa cosa di prima. Quindi, table.html, quindi la funzione che abbiamo visto prima, che converte il dato JSON. Aggiungo la classe alla tabella e poi accodo la tabella a quello che sta qua dentro e quindi ottengo la tabella di prima. I dati JSON ovviamente sono uguali a quelli che c'erano nel CSV e quindi ottengo la stessa tabella. Piccola nota, i dati che io posso caricare tramite richieste XML HTTP sono soggette a una policy ben precisa che si chiama Same Origin Policy, ovvero la pagina che carica il dato deve trovarsi sullo stesso sito. Quindi l'host deve essere lo stesso, dei dati che carica. Questo perché altrimenti
è facile andare a avere delle vulnerabilità di sicurezza che di solito vengono chiamate cross-site request forgery. Vi arriva un'email della vostra banca e vi dice: clicca qui per verificare un bonifico. Voi cliccate, non lo fate ovviamente, ma l'utente medio clicca, gli si apre una pagina che è esattamente identica a quella della sua banca, perché l'hanno copiata tale quale. Quella pagina che cosa fa? Vi richiede nome utente e password e soprattutto va a fare le richieste XML, HTTP request al vostro sito della banca, quello vero. Quindi recupera i vostri dati di là, ve li mostra, per cui voi vedete esattamente il risultato che vedreste se foste collegati al vero sito della vostra banca, però in realtà è un altro sito che quindi può prendere quei dati, copiarseli separatamente, può addirittura mandare dei dati che richiedono di eseguire un bonifico. Poi di solito c'è la richiesta di inserire un codice, quello uno se ne accorge, però può tranquillamente andare a copiare tutti i dati facendo sembrare a voi che le richieste vengano fatte al sito originale, perché comunque vi mostra i dati che sono vostri e che sono presenti nel sito della vostra banca. Per cui normalmente i browser impediscono di fare queste cose. Le richieste che violano questa policy sono chiamate richieste di tipo cross-origin. In realtà il cross-origin, a rigore di termini, posso farlo con dei link. Quindi quando io ho un link a un'altra pagina, posso fare un link a una pagina di un altro sito completamente diverso. Però a questo punto mi si apre completamente la nuova pagina, quindi non è così rischioso. Funziona anche per operazioni di embedding, quindi io posso includere l'immagine da un altro sito e questo i browser me lo lasciano fare. Quello che non è consentito in modalità cross-origin è di fare operazioni di lettura. Dati o accedere a script che sono parte di pagine di un altro sito. Per cui tutte le richieste che io ho fatto prima, teoricamente non potrebbero avvenire. Perché il file HTML si trova sul mio PC, quindi l'origin è il file system locale, i dati si trovano su un sito che è Softeng. In realtà un sito può rilassare queste restrizioni dando accesso libero a tutti gli script, anche se arrivano da un'altra origine, per accedere ai propri dati. Okay? Se abbiamo dei dati statici che non cambiano e quindi non sono critici, possiamo tranquillamente consentire a chiunque di leggere quei dati come se provenissero da quell'altro sito. Sostanzialmente il sito deve mandare deve rispondere nella richiesta HTTP con un access control allow origin dicendo
asterisco, e questo permette a pagine che arrivano da qualunque altra origine di accedere ai dati anche con XML HTTP request. Lasciamo perdere JSONP. Le stesse operazioni che abbiamo visto adesso, quindi le funzioni che vi ho fatto vedere, in realtà sono già tutte implementate in jQuery, per cui io posso con $.get, passando l'URL, eventuali dati e la funzione da chiamare, sostanzialmente andare a eseguire questa operazione. Quindi quel get sostituisce le funzioni che abbiamo visto prima. Data è il dato letto, status è ovviamente il codice che può essere successo in successo, e XHR è il codice, è l'oggetto XML HTTP request. Per cui l'accesso che abbiamo fatto prima a un file di testo lo possiamo fare usando jQuery in questo modo. Il risultato è questo, ok? Quindi faccio $.get l'URL, la funzione che verrà chiamata appena i dati arrivano, e poi ho un dollaro hash get txt sample, che equivale a dire recupera l'elemento della pagina che ha quell'id e fai append. Appendi di che cosa? Di un nuovo oggetto p. La volta scorsa noi abbiamo visto che dollaro aperta tonda mi permette di andare a selezionare degli elementi. Se dentro le tonde, invece di mettere un selettore CSS, metto un tag come questo p qua, questo vuol dire non seleziono un elemento, ma crea un nuovo elemento di quel tipo. Quindi quello cosa fa? Mi accoda al contenuto della slide un nuovo tag p, a cui aggiunge la classe JSResult, a cui dentro il quale inserisce result e un altro tag code seguito dal testo result. Result è il codice di successo in successo. A questo risultato accodo ancora, quindi faccio un append, un nuovo elemento P, sempre con la classe JSResult, al cui interno metto come testo il dato letto dal server. Quindi riesco in maniera molto compatta a fare diverse operazioni di aggiunta di contenuti. Oltre al get ho un metodo load che mette il contenuto di un URL letto con una richiesta AJAX dentro un elemento della pagina. Quindi questo è ancora più semplice, perché faccio ho un selettore load sample, che è questa pagina, punto append, aggiungo un nuovo elemento pre con classe JSResult e poi faccio load dell'URL. Quindi dentro quell'elemento pre automaticamente viene messo quanto arriva dal server. Quindi il risultato è sostanzialmente quello di prima. C'è anche un metodo getJSON che fa la richiesta, fa il parsing del JSON e mi restituisce l'oggetto. Quindi questo metodo getJSON sostanzialmente è analogo a quel loadJSON che abbiamo scritto noi prima a mano.
solo che è già pronto, è già definito in jQuery, quindi non dobbiamo andare a ridefinirlo noi. Per cui, ad esempio, posso andare a utilizzare la funzione di table to HTML con il JSON che viene letto e analizzato tramite la funzione getJSON. Questo è esattamente equivalente al codice che abbiamo scritto prima con la funzione loadJSON, scritto però utilizzando jQuery, quindi in maniera, se confrontate i due codici, in maniera un po' più compatta. Quindi, ricapitolando, noi possiamo utilizzare le richieste di tipo AJAX, quindi con quell'oggetto XML HTTP request, o esplicitamente utilizzando ad esempio le funzioni che vi ho fatto vedere prima, o tramite jQuery, per andare a caricare del contenuto in formato CSV, in formato JSON, in formato puramente testuale, e poi utilizzare quel contenuto per andare a popolare la nostra pagina. Il prossimo passaggio sarà andare a capire come posso utilizzare questo codice, sia quello jQuery che quello scritto a mano, per andare a caricare dei dati e a fare delle operazioni un po' più complicate. Ed è quello che vedremo sostanzialmente lunedì pomeriggio, che vi ricordo saremo di nuovo qua.